Avete imparato a scegliere la giusta lente. Avete imparato a scattare in manuale. Puntate, scattate. Ciao ragazzi, io sono Davide Scognemiglio e oggi vi insegno a gestire al meglio i colori. Un corretto utilizzo dei colori in una foto può fare davvero da spartiacque tra una foto che passa inosservata o che cattura l'occhio di chi la guarda, ma si può anche scegliere di non utilizzarli affatto, il caso del bianco e nero, anche se quella spesso dipende da una scelta fatta a monte dal fotografo ben prima di scattare. Come dice il grande Franco Fontana in Fotografia Creativa, il bianco e nero nasce già inventato. Questo perché anche solo scegliendo di scattare in bianco e nero, il fotografo sta già dando un'interpretazione della realtà. Ed è anche il motivo per cui spesso viene recepito come arte. Noi, appunto, non vediamo in bianco e nero e quindi per noi è già un'interpretazione particolare della realtà. Ma prima di addentrarci negli abbinamenti e nella scelta dei colori, dovremo parlare del colore più importante di tutti, il bianco. Ebbene sì, nel momento in cui scatterete la vostra fotografia, la fotocamera andrà a tarare tutti gli altri colori della scena in base a quello che interpreta come bianco. Il cosiddetto bilanciamento del bianco. Possiamo però aiutare la fotocamera in questa mansione specificando che tipo di luce stiamo utilizzando. Ad esempio, se siamo alla luce del sole, possiamo impostare il bilanciamento del bianco su luce diurna, o se utilizziamo lampadina incandescenza, possiamo impostarlo su tungsteno. Guardate ad esempio questa tazza. Il colore reale di questa tazza è assimilabile ad un bianco assoluto. Guardate se aumento la temperatura della lampadina come questo va in realtà a virare verso l'arancione. Allo stesso modo se diminuisco la temperatura della lampadina, la tazza andrà verso toni più freddi come il turchese. Quando però vado a bilanciare il colore di questa lampadina andando a impostare per bene il bilanciamento del bianco, vedete che vengono ristabiliti i colori originali. Potete scegliere se avere un bilanciamento del bianco perfettamente tarato, scientifico, se volete avere dei colori che rispecchino alla perfezione la realtà. Potete invece giocare, da un punto di vista creativo, con il bilanciamento del bianco, come si fa spesso nel cinema. Spesso viene abbassata la temperatura delle scene per dare l'illusione che la scena sia girata al crepuscolo, o al contrario, per dare l'illusione del tramonto, si aumenta la temperatura della scena. Parliamo invece di colori e accostamenti di colori nella vostra foto. Questa è una tavolozza dei colori. Quando andiamo ad inserire due colori nella scena, possiamo optare per colori analoghi, quindi vicini nella tavolozza dei colori, o colori complementari, quindi diametralmente opposti nella tavolozza dei colori. Chiaramente daranno due effetti totalmente diversi. I colori analoghi in genere sono recepiti molto facilmente dall'occhio umano, però si rischia di cadere nella noia. I colori complementari sono perfetti se volete dare un po' di pepe alla scena. Qui ad esempio ho il turchese e l'arancione, che sono due colori complementari. Guardate ad esempio questo tramonto. Per come è uscito dalla fotocamera abbiamo delle tonalità viola che ricadono nell'arancione e ancora abbiamo il sole che è rosso. Abbiamo quindi dei colori analoghi che sono prossimi nella tavolozza di colori. Con un po' di post-produzione possiamo scegliere di dare un po' di pepe alla foto, andando a far virare questi colori verso un abbinamento di tipo complementare. Vedete come adesso il turchese si mescoli bene con l'arancione in un bel contrasto di colori. Come al solito dipende un po' da voi e da quello che volete comunicare. Per oggi è tutto ragazzi, io come al solito vi ringrazio per avermi seguito fin qui, vi invito ad iscrivervi al canale ed attivare la campanella per non perdere il prossimo video didattico che andrò a caricare, se avete dei dubbi sono qui sotto nei commenti per risolverli subito, e niente, noi ci vediamo nel prossimo video.